Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Io sto bene, e tu Anna Paola? Bene, 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 bene. Oh, benvenuti, ben accomodati nel nostro, come dire, anche questo è un salotto, dai. Sì, sì, sì. È il salotto del Movimento salotto, per la Vita, possiamo dirlo, sì, così. Il salotto della di vita, Finché dai. C'è vita, dai. Sì, sì, sì. Questa puntata di Finché c'è vita, poi tra l'altro è una puntata, io da definire preziosa. Sì, perché è anche speciale. Come sono speciali le gemme. Ti piacciono le gemme? Sì, molto, molto. Sai perché? Mm-hmm. Perché danno molta luce. Eh sì. Beh, queste, come dire, parole sono quanto mai appropriate, perché proprio del progetto Gemma oggi parleremo. Appunto. E lo facciamo con un'amica speciale. Sì, vabbè, la vuoi presentare tu? Ma certo, usiamo spesso questo termine, ma perché tra voi volontari per la vita nascono delle bellissime amicizie. Sì. E quindi volentieri presentiamo Antonella Mugnolo, con la quale parleremo appunto del progetto Gemma. Antonella Mugnolo, che è dell'ufficio del progetto Gemma, vero Antonella? Ho detto bene? Benissimo, ciao a tutti, ciao. Bentrovati, come state? Tutto bene? Bene, grazie. Voi di lì? Idem. Idem. Sì, tutto bene, grazie. Benissimo. Mi trovate benissimo, quando c'è la luce è spettacolare, si sta benissimo. Comunque, benissimo. La luce delle gemme. Oggi parliamo della luce delle gemme e tu ci spiegherai in che senso, vogliamo sapere tutto. Sì. Eh sì, anche perché pure le neomamme o le mamme in gravidanza a un certo punto le vedi proprio che sono lucenti, e quindi all'inizio magari quando sono in difficoltà le vedi un po' spente, poi quando trovano quella possibilità, diciamo per loro magari inaspettata, si illuminano i volti, è vero Antonella? Si illuminano soprattutto quando guardano le gemme che hanno davanti a loro, gli occhi spettacolari, luminosi di questi bambini che dimostrano tutto l'amore per la propria mamma. È veramente da sciogliersi in quel momento lì, è spettacolare. Eh sì, allora Antonella, tu fai parte della fondazione, correggimi sempre se sbaglio, fai parte, sì, della fondazione Vita Nova, sì, che appunto si occupa in particolare del progetto Gemma, ma poi insomma ci sono delle novità, no? Esatto, diciamo, ci sentiamo esatto anche per questo soprattutto, sì, sicuramente il progetto Gemma è una pietra miliare, no? Nel senso che comunque sono 28 anni che c'è, e insomma in questi 28 anni, grazie alla Fondazione Vita Nova, che opera nel Movimento per la Vita Italiano e a cui fa parte anche Progetto Gemma, insomma in 28 anni sono stati più di 24.500 i bambini aiutati a nascere, e altrettante, adesso io dico sempre, mamme aiutate, e quindi diciamo che la popolazione del progetto Gemma, sì, è bella, come dire, sostanziosa, no? Ce ne sono tante di persone che sono state aiutate col progetto Gemma. Sì. Insomma, dal 1994... insomma è una bella storia, è una bella sfida ed è una bella cifra anche quella conquistata. Sì. Queste sono le conquiste più belle. Allora, innanzitutto io direi, parlando proprio dello specifico del progetto Gemma, di partire proprio dal nome, cioè perché si chiama progetto Gemma? Beh, senti, ci sono varie interpretazioni, ma è quello proprio del discorso della gemma, che è preziosa, che se tu dove manca una gemma che nasce in quel momento lì, no? Ed è stata insomma così pensata come situazione, diciamo come nome, anche da un famoso studio a tempi, insomma anche adesso, uno studio, diciamo, che si occupava di pubblicità, lo studio Testa di Torino, e che ha, insomma, pensato a questa, che poi effettivamente, diciamolo, è proprio così, cioè è sia la preziosità di quello che ha in grembo la mamma, in questo scrigno, possiamo definire il grembo della mamma, quindi una gemma preziosa che sta sbocciando, e sono due cose insieme, no? E questo è proprio il progetto della vita che va avanti con la gemma.
Assolutamente sì, insomma, è una bella immagine. Ho sempre pensato personalmente che fosse una bellissima immagine, perché poi il mondo floreale in generale racconta molto bene, insomma, quelle che sono le tematiche della vita e le dinamiche anche che accadono, soprattutto quando si vive il periodo particolare della gravidanza. Vogliamo spiegare che cos'è, come funziona il progetto Gemma, Antonella? E allora, il progetto Gemma è una sorta di adozione prenatale a distanza ravvicinata da Carlo Casini, che è stato un altro nostro, diciamo così, presidente per tanto tempo anche della fondazione, è stato per un periodo di anni, insomma, per un po' di tempo anche lui presidente della Fondazione Vita Nuova, quindi insomma, però lui usava molto questo termine ravvicinata, che indica che Progetto Gemma come dire, si sviluppa in Italia, no? E quindi noi abbiamo quelli che sono anche degli adottanti, cioè quindi adozione prenata, adozione in modo improprio, perché non è un'adozione reale, è un'adozione temporanea. C'è un momento della vita più, diciamo, difficile per una donna che scopre di essere incinta, perché questo è lo scopo del progetto Gemma, ti dice, guarda, ti stiamo a fianco, sei incinta, ti senti in difficoltà, e queste difficoltà sono quelle economiche, e quindi tu pensi che non ce la puoi fare, perché quindi pensi anche all'estrema soluzione, che è l'aborto, ti diciamo, aspetta. Ti diamo una mano noi, se per te va bene, noi saremo con te vicini e ti sosterremo, no? E ti sosteniamo in 18 mesi, perché sono i 6 mesi prima della nascita del bambino e l'anno fino all'anno del compimento, cioè il primo anno, il primo Di compleanno, età. diciamolo così, primo compleanno. Quindi sono 18 mesi, 6 più 12. E in questi 18 mesi vengono elargite delle quote mensili. Mensili perché noi ci rivolgiamo non soltanto noi tu per tu con la mamma, ma c'è un Carlo che fa il lavoro, diciamo, più grande, più grosso, no? Che è quello dell'accompagnamento mensile ogni volta con la mamma per aiutarla, per accoglierla, per sostenerla, per consigliarla, per dare di quello di cui ha bisogno, che siano beni materiali tipo corredini, carrozzine, ne so, pannolini, evangelizzati, ma non solo, soprattutto l'accoglienza, l'affetto, l'amore, la vicinanza, perché una delle cose che manca, oltre al discorso economico, che insomma è grave, è fondamentale, ma è anche l'accoglienza, l'amicizia, lo stare insieme, non E un farla sentire aiuto a sola. 360 gradi. Sì, e soprattutto la solitudine che poi porta a pensare all'estrema soluzione. E invece no, quando la mamma si sente accolta, è vicina, è piena di affetto, di amore, e soprattutto dei nostri adottanti, che non sono persone che magari non vedranno mai questa donna, ma sono lì a sostenerla, a fare il tifo per lei, per il suo bambino. Cioè si sente ancora, dice, caspita, delle persone che manco mi conoscono mi danno una mano. Le persone a cui forse dirò grazie o forse non lo dirò mai, però mi danno una mano in modo gratuito, perché loro danno del proprio, si tolgono dal proprio così, budget, diciamolo così, familiare, anche perché sono famiglie, sono di tutto, abbiamo veramente di tutto, per darlo a me, no? Dalla Famiglie, parte d'Italia. parrocchie, è vero? Sono anche Pazzia. diverse parrocchie. Tantissime parrocchie sono maggiori sostenitori di Progetto Gemma, le parrocchie, perché sono tante insieme, tante persone insieme, tante famiglie insieme. Noi abbiamo addirittura dei gruppi familiari, siamo gruppo familiare Progetto Gemma della parrocchia di. E quindi nasce proprio il gruppo, quasi la spiritualità del Progetto Gemma. Si Vabbè, mischiano un po' siamo una grande tutte. famiglia, basta, quindi. Sì, è bellissimo Diciamo che così. l'albero genealogico nel Spontaneo. nostro caso diventa un po' complicato. Sì, in effetti sì. No, tra l'altro ci sono, Antonella, insomma, sono state recentemente annunciate delle novità che riguardano il progetto Gemma, è vero? Sì, allora, Progetto Gemma, diciamo che nasce, l'ho detto prima, nel 94 e ai tempi si dava 300.000 lire, cioè quando c'erano le lire, al mese per la mamma. Ai tempi erano E soldi. risulta. Sì.
Erano tanti soldi, perché 300.000 lire avevano un potere d'acquisto forte, no? La lira vera aveva un Enorme. bel potere. Eh sì. Poi nel 2001 c'è stato così il passaggio dalla lira all'euro e noi tutti in buona fede pensavamo di trasformarlo e l'abbiamo fatto, 160 euro al mese, che all'inizio sembrava, no? Poi alla fine, insomma, sappiamo che noi stiamo a fare politica, non ci interessa, però diciamo che 160 euro poi... Beh, sì, i A famosi venire stipendi in lire, prezzi non altrettanto, diciamo. dal 2001 al 2022, insomma, poi hanno perso già all'inizio, non era uguale la lira, come dire, 1.000 lire, un euro, non, assolutamente no, perché ci volevano 2.000 lire quasi per fare un euro, quindi il potere d'acquisto viene dimezzato, ma non si era consapevoli in questo, anche perché gli stipendi erano gli stessi, non ne sono cambiati. E quindi niente, abbiamo così portato avanti questa situazione e nel 2022 il CDA, anzi, la giunta e il direttivo nazionale del Movimento per la Vita, in gennaio del 2022, decidono che sarebbe forse il caso di aumentare queste quote. E quindi anche il CDA della Fondazione approva e stabiliscono delle regole che sono alla mamma. Arriveranno 200 euro al mese per un totale di 3.600 euro, a differenza di quello che era, come si dice, il primo progetto in euro, che era di 2.880. Quindi insomma una cifrettina buona. Però che cosa succede? Che noi chiediamo ai nostri sostenitori di dare un 20 euro in più al mese. Quindi l'adottante chiediamo di sostenere con 220 euro, perché questo 10% dove andrà a finire? Perché anche lì noi aiutiamo il presente ed è fondamentale, ma dobbiamo anche provare a vedere nel futuro qualcosa in più. Se riusciamo, se i nostri sostenitori appunto, continuano a sostenerci, i nostri così cari adottanti, ma anche a persone che vogliono semplicemente fare una donazione alla Fondazione Vita Nova, a Progetto Gemma. E, cosa stiamo studiando? Stanno studiando il nostro CDA e delle persone incaricate, molto competenti dal CDA, di guardare oltre, di fare qualcosa di più, di Ecco. creare delle borse lavoro, di creare delle borse studio, di creare del microcredito, di creare delle imprese sociali. Quindi Chiaramente insomma per di fare investire un pochino sul futuro, insomma. Ecco, investire sulla vita, possiamo dire così. Antonella. Investire in certezze, Eh sì. non soltanto in parole, perché la certezza noi ce l'abbiamo ed è il presente e il bambino. E quindi è una certezza che c'è, ma il futuro è certo? No. Sì. Noi ci Antonella. troviamo in situazioni sempre, cioè abbiamo anche delle mamme che dicono sì, vengono aiutati i tablet, fanno non in quattro, di più per le mamme, Eh sì, però poi alla Antonella, fine quelli che allora riescono a facciamo farlo una sono. cosa, adesso facciamo una pausa musicale, Sì, va dopodiché bene. riprenderemo proprio parlando di questi temi perché così creiamo anche un po' di suspense, eh? Ok. Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi. Nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi. Come ti pettinavi, se avevo un posto già,
in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo, e vorrei, vorrei saperti più felice. Sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose, ma sai, mamma sai, questa vita mi fa tremare e sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola allora ti porto via. E questa è una canzone veramente intramontabile. Sì, Luca sì, Barbarossa sì, con la sua Portami a ballare, la dedichiamo a tutte le mamme. Sì. Tutte. Sì, sì, indistintamente, a qualsiasi età. Assolutamente. Qualsiasi età, assolutamente. Cari figli, prendetevi cura delle vostre mamme, sempre. Sì, sempre. Sempre comunque. Sempre sì. Comunque. Che è quello, Antonella, che senza figli. Le mamme senza figli, sì. Non potrà cura di noi, perché anche io sono mamma, no? Assolutamente. E mi sono rivista in questa canzone, dico, caspita, che bello sarebbe, no? Sì, un sì. Figlio che ti curi fino alla, al tramonto. Sì, sì. E dai, che bello. Cosa stavamo parlando? Allora, stavamo dicendo di come delle, invece noi del Movimento per la Vita, novità. Della Fondazione Vita Nova e tutti quelli che insomma ci danno una mano, ci prendiamo cura delle mamme e quindi pensiamo anche a quello che può essere il loro futuro una volta che il bimbo è nato e comincia a crescere. Come dicevo, spesso e volentieri le nostre richieste di aiuto arrivano da mamme, donne che non hanno una professionalità insomma, diciamo, ben definita, no? Che comunque magari vogliono rimettersi comunque in gioco e perché magari non hanno più il lavoro e tante cose. Allora, è proprio questa cosa qui che è stata pensata e per dare la possibilità di rimetterli in un mondo lavorativo, no? Dicevo, accennavo prima, con le borse lavoro, borse studio, microcredito e anche soprattutto l'impresa sociale, no? Sì. Che ti mette proprio nel mondo immediatamente del lavoro, chiaramente con la formazione e tutto quello che ne compete. Però se non ci sono dei capitali da investire si fa poco. Per questo noi chiediamo agli adottanti di investire nel presente ma anche nel futuro delle mamme, nel futuro di questa della generazione delle mamme ma anche dei papà, perché non sì. È detto, cioè una famiglia ci sono. Può esserci la mamma che decide di stare a casa con i bambini o comunque, e c'è un papà che magari non ha trovato il lavoro giusto o comunque è stato lasciato a casa, e ce ne sono tante di situazioni così nel nostro, sì. Nelle nostre, certo. Ma, sì. Sì, insomma, storie, ecco. E quindi dare questa proprio la certezza di un futuro, diciamo, certo. Scusatemi, giro di parole, però è proprio no, quello no, che... No, no, ma è bene ribadirla questa cosa, un futuro sì, certo. Sì. Assolutamente, sì, sì, assolutamente. Sì. E poi altri cambiamenti volevo introdurre, perché non è soltanto Progetto Gemma, diciamo così, rivolto all'Italia, ma noi in questi anni abbiamo ricevuto, ed è anche una cosa bella, così, perché il Movimento per la Vita si sta diventando... si sta ingrandendo anche nel gemellaggio con altri movimenti per la vita in tutto il mondo, quindi internazionale, no? Sì. E spesso e volentieri ci arrivano richieste del tipo Progetto Gemma, perché poi come situazione ce ne sono poche, progetti Gemma, cioè fatti in questo modo, l'Italia è veramente al top, no? Mm.
Invece in altri paesi ci sono poche realtà simili e niente, ci sono arrivate in questi anni tante richieste da parte di CAV, magari più nei paesi più poveri, no? E quindi gemellati con CAV italiani e che comunque si rapportano sicuramente con la fondazione e niente, la fondazione ha creato quest'anno, è stato lanciato quest'anno, il progetto GEM International. Per ora abbiamo solo due realtà, che sono una a Cuba e l'altra nella Repubblica Democratica del Congo. E aiutiamo le mamme lì, direttamente lì, perché voi sapete che purtroppo insomma, la possibilità di abortire lì è fino addirittura al nono mese, cioè, non è che ci sono delle regole, cioè Sì, ci proprio sono delle così. regole diverse perché poi ogni nazione ha le Quindi sue. bravissimo, diamo la possibilità anche di essere aiutati nel proprio paese a far nascere il proprio bambino. Come Bene, siete questa è stati una. accolti in generale? In che senso? No, vi hanno accolto bene o volevano saperne di più? Questo mi incuriosisce. Tu dici Sì, all'estero? nell'ambiente. All'estero Sì, dici? esatto, sì. All'estero, sì. beh, i progetti sono praticamente, nascono in gemellaggi, nascono tra CAV e CAV, sono CAV Sì, locali che ovviamente. hanno la possibilità di interagire con dei CAV che magari sono tenuti nelle missioni, ecco, o Certo. comunque in situazioni che hanno saputo e che hanno già iniziato loro a dare, come dire, il primo aiuto e poi i CAV hanno trasmesso, diciamo così, alla fondazione questa esigenza anche nel luogo, appunto, Capito. del Congo, Cuba, Quindi di vi hanno un po' aiutarsi. preparato il terreno, i cavo locali, diciamo così. Ed è certo, perché poi dopo alla fine comunque sono loro che hanno come dire, la visione di quello che è il territorio e magari avranno avuto qualche volontario che aveva già dei collegamenti con missioni o quant'altro, quindi anche questo c'è da dire. Oppure ci sono delle suore o dei laici, adesso io parlo di una cosa che non c'entra niente, però magari Massimiliano, tu poi, ma anche tu Anna Paola, avete mai sentito parlare l'inno di questo nuovo CAV che c'è in Albania, no? Che ci Sì, sono sì, queste sì, sì. due stupende persone, io le ho conosciute personalmente ora al convegno che c'è stato a Palermo, sia Caterina che Sorrita, che sono uno spettacolo, sono fantastiche, cioè loro lì sul Sì. territorio che si smettono e loro diciamo, un altro contatto, capito? Cioè, è stato internazionale il convegno Eh a sì. Palermo ed è stato Senti, ecco veramente Antonella, straordinario. per andare verso la conclusione, no? Chi eventualmente volesse contribuire al progetto GEMA, cioè volesse fare l'adottante, insomma, che cosa deve Allora, fare? può telefonare a noi, gli daremo tutte le indicazioni possibili e immaginabili, che è allo 02 48 70 28 90. Questo è il Ok. nostro numero di telefono, quindi 02 48 70, quindi 70 28 90. Ci sono degli orari? Oppure visitare. Sì, per ora è tutta sempre la mattina, Ah, poi insomma, ok. sì. Poi c'è sicuramente il sito che è stato, cioè lo restyling del sito, bellissimo, è stato messo in rete in agosto ed è www.fondazionevitanova.it e lì troverete veramente tutto. Da Progetto Gemma International, le quote, le cose, vuoi donare, non donare subito, vuoi donare dopo, vuoi metterti in contatto con noi, veramente tutto, il modulo, qualsiasi cosa è spiegata in modo, diciamo, Semplice, sì, chiaro, semplice e chiaro. chiaro. Sì, Semplice e chiaro. completo, completo. Bene. E E se allora. volete potete anche donare 5 per 1000 quando riterrete opportuno farlo, io ve lo do il nostro codice fiscale. Che è lo Sì. 0772 958058. E quindi ho dato tutto, guarda, c'è tutta la possibilità. Perfetto. Vuoi Perfetto. aiutarci, aiutare le Allora, vostre mamme e i loro bambini. io direi Anna Paola, oggi ci
ci lasciamo con i contatti della Fondazione Vita Sì, Nova, del progetto Gemma. assolutamente. Per cui, insomma, poi chi volesse avere delle informazioni può chiamare anche noi allo 085 69 0227, mandarci un SMS o contattarci tramite WhatsApp al 331 398 96 98 e noi saremo Sì. ben lieti di ripetere eventualmente queste Certo. informazioni. Poi, come sempre, ci possono i nostri amici e le nostre amiche all'ascolto suggerire temi, Sì, argomenti, sì, 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 sì. domande, tutto. Noi saremo sempre sul pezzo, comunque. Assolutamente sì. Tu ci Oh. sarai la prossima puntata? Bene, Certo, non posso mancare, va bene? anch'io ci sarò, non me la perdo, sai. Beh, perfetto, perfetto. Ragazzi, grazie. No, no, grazie a te per essere stata Grazie con noi. Antonella per essere Per stata averci con invitata noi. e ringrazio i vostri ascoltatori. Grazie Grazie, mille. grazie per essere stata con noi. E allora, grazie anche a voi per averci seguito e E noi ci ricordatevi diamo. sempre una cosa fondamentale. Finché c'è vita, C'è speranza. Ciao! ciao!